Siamo nel parco di Villa Baragiola, vicini al complesso storico appunto della villa. Alla nostra sinistra c'è Piazza Ferrucci, che è divisa da un muro che oggi tutti i cittadini appunto vedono come una separazione tra la proprietà comunale abbandonata fatiscente da tanti anni e la Piazza Ferrucci, che oggi principalmente, purtroppo, salvo alcune attività commerciali che la tengono viva, è sostanzialmente un semaforo. Uno degli obiettivi del progetto di recupero e di riqualificazione di tutta questa parte di città è proprio quella di rendere più integrata la proprietà comunale, il parco di Villa Baragiola, col quartiere di Masnago, e Piazza Ferrucci sarà il suo fulcro, il suo centro. Il complesso sarà strutturato grazie a un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da 15 milioni di euro e ospiterà una moltitudine di attività culturali, sociali e residenziali. L'obiettivo è quello di insediare qui dei nuovi abitanti che abbiano accesso a canoni agevolati e che possano tornare a vivere in città. Accanto a questo tutta una serie di attività culturali. Per esempio abbiamo proposto e pensato l'idea del Museo della Fotografia, cioè di uno spazio che a Varese in città e devo dire in provincia non c'è, in cui appunto si dedichi de spazio a fotografi d'eccellenza anche del nostro territorio, ma non solo. Quindi un mix tra grande pregio ambientale, storicità dell'edificio, residenza e funzioni culturali.